Ascolta mio nipote, Tarik. La tua incompetenza rasenta il tradimento. E pensare che oggi i tuoi giannizzeri sono stati messi in ombra da un suonatore di liuto italiano. Assurdo. Una mancanza ingiustificabile, Efendim. Vedrò di condurre un'indagine approfondita. Condurrò io l'indagine, Tarik. Per motivi quanto mai evidenti. Evet, mio principe. Avete la saggezza di vostro padre. E la sua impazienza. Sono sollevato nel vedervi sano e salvo. Altrettanto, Solimano. Che Dio ti protegga. Tarik Bey, una parola. Qual era il fine di quest'attacco, mi chiedo? Farmi apparire debole? Un governante incompetente? Se hai a che fare con questa storia, Tarik, hai commesso un grave errore. Mio padre ha scelto me come prossimo sultano, non mio fratello. Ahmed. Non sono così depravato da immaginare il complotto di cui mi accusate. Che cosa ho fatto per meritarmi un tale disprezzo da giannizzeri? Che ha fatto per voi mio fratello più di me? Posso parlare? Sicuro. Siete un debole. Riflessivo in tempo di guerra e inquieto in tempo di pace. Vi manca la passione per le tradizioni dei Ghazi e tuttavia parlate di fraternità in compagnia degli infedeli. Sareste un discreto filosofo, Ahmed. Ma sarete un pessimo sultano. Ti do licenza di andare. Che bella famiglia, eh? A vostro zio manca il rispetto degli uomini che presto comanderà. Tarik è un uomo forte, fiero e capace, ma ambizioso. E ammira molto mio padre. Ma non è riuscito a proteggere il palazzo da un'invasione bizantina. Quello solo merita la vostra attenzione. Esatto. Da dove cominciamo? Per ora tenete d'occhio Tarik e i giannizzeri. Trascorrono la maggior parte del tempo libero in prossimità del bazar. Inizierò da lì appena potrò.